Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la recensione di Antoine Griezmann, il giocatore dell'Atletico di Madrid, che a seguito del compleanno di Foot della scorsa settimana ha ricevuto questa sua versione non in form alla destra anziché a TT come aveva prima. Griezmann ha buone statistiche sia sulla carta che in game, infatti troviamo subito un 86 di velocità che si divide in 87 di accelerazione e 84 di velocità scatto, quindi sicuramente un pro di questo giocatore, che uniti all'ottimo dribbling con 90 di agilità, 82 di controllo palla e 87 di dribbling puro lo renderebbero un giocatore fenomenale, però arriviamo subito a una nota dolente. Infatti, sebbene i valori del dribbling siano molto elevati, ho trovato molte difficoltà nel superare i difensori a causa del fisico di Griezmann, che infatti ha 68 sulla carta, con 70 di equilibrio e 62 di forza fisica. Difficilmente vince un contrasto, e alla prima spallata va in terra. Griezmann dà il meglio di sé quando deve correre negli spazi aperti. Infatti è perfetto per una ripartenza in contropiede quando la difesa avversaria non è schierata al meglio. Una volta dentro l'area difficilmente sbaglierà, soprattutto usando il tiro di precisione, grazie all'83 di tiro con 89 di posizionamento, 87 di finalizzazione e 85 di effetto. Un altro contro che ho riscontrato in Griezmann è il 75 di stamina, che magari per una punta centrale va anche bene, ma per un esterno decisamente no. Soprattutto perché spesso torna a dare una mano in difesa e poi si deve rifare 50, 60, 70 metri di corsa per tornare in posizione e arriva a fine partita con pochissima energia. E c'è da dire però che Griezmann, schierato come ala destra, riesce a sfruttare al meglio l'ottimo cross che ha. Infatti ha un valore di 83 sulla carta, ma secondo me in game è anche qualcosina in più, perché infatti è uno dei pochi giocatori con cui riesco a mettere dei cross precisi in area e a far segnare di testa anche giocatori tipo Menez, che ha 62 di precisione di testa, perché utilizzando il cross teso la palla arriva all'attaccante talmente veloce che riesce a fare gol semplicemente anticipando il difensore e deviandole in rete senza nemmeno saltare. E in più, crossando dalla destra, spesso utilizzerà il piede destro che non è il suo piede, e però qua giù non si sentiranno assolutamente le sole tre stelle piede debole, infatti crosserà benissimo anche con il destro. Nelle clip potete vedere due o tre gol che ho fatto crossando appunto con il suo piede destro. Nell'insieme Griezmann non mi ha fatto impazzire, però può essere un buon giocatore da schierare in una liga. È una valida alternativa un po' più economica rispetto alle due migliori ali destre del campionato spagnolo, ovvero Bale e Messi. Infatti Griezmann in questo momento costa attorno ai 40.000 crediti, magari scenderà più avanti, e mentre Bale e Messi si trovano rispettivamente sui 180.000 e addirittura 750.000. E comunque Griezmann è più forte di Carlos Vela, che fino ad ora era l'unica vera alternativa sulla destra. Al di là dei pro e dei contro che ho elencato fino ad ora, la cosa che più mi ha dato fastidio di questo giocatore è la sua posizione in campo. Mi spiego meglio. Ogni volta che parte il contropiede, lui resta larghissimo e corre praticamente a dritto lungo la linea del fallo laterale, senza mai provare un inserimento e senza mai accentrarsi. E qua secondo me si vanno a perdere molte delle sue doti offensive, dato che se riusciamo a servirlo sarà comunque lontano dalla porta e saremo costretti a dribblare due o tre avversari prima di poter tirare in porta. E vedete ad esempio in questa clip, dove poi ho concluso l'azione con Menez, ma se lo vedete lassù in alto Griezmann si fa tutto il campo senza mai provare un movimento verso il centro, corre proprio con i piedi sulla linea e arriva fino in fondo, quindi è anche difficile servirlo poi da quella posizione. Quindi, ricapitolando per Griezmann, abbiamo tra i pro la velocità, i cross e i tiri di precisione, mentre tra i contro la forza fisica, la stamina, l'equilibrio e la posizione in campo. Il mio giudizio finale è 6,5. Detto questo, vi saluto, alla prossima. Ciao!